del Signore. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, al verso 16, che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché, alleluia, chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Alleluia, questa è la grande rivelazione che la parola di Dio, la Bibbia, ci dà, affinché noi conosciamo, alleluia, che il vero Dio è un Dio di amore, di misericordia, di perdono, è un Dio paziente, alleluia, amorevole, che vuole la salvezza dei peccatori, delle sue creature che lui ha creato. Ma sapete, fino dai primi tempi, quando Dio creò Adamo ed Eva, l'uomo e la donna si ribellarono, si allontanarono dalla volontà di Dio, si allontanarono dai precetti di Dio, si allontanarono dal volere di Dio. Ed ecco perché il diavolo, il serpente antico, il tentatore, purtroppo prese dominio dell'uomo. E oggi vediamo la triste condizione di uomini, alleluia, ma anche di donne, che vivono completamente nel buio, nel peccato, nella ribellione, posseduti dal diavolo, che l'Eterno lo sgrida, e il diavolo trascina gli uomini a fare cose terribili. Ecco perché ci sono uomini che uccidono, uomini che vendono droga, uomini o donne che si prostituiscono, mentono, rubano, si ubriacano, perché il diavolo li trascina. Ma questa mattina, tramite la predicazione, alleluia, dell'Evangelo, il Signore, alleluia, ti può liberare dai legami di Satana. Ho detto dai legami, perché il diavolo mette delle corde, dei lacci, dei legami per tenere gli uomini come dei burattini che li comanda. Ma quando arriva l'Evangelo, alleluia, quando arriva lo Spirito Santo, alleluia, quando arriva Gesù, alleluia, i legami si spezzano. Gloria a te, Gesù. I legami si rompono, alleluia, anche per te che ascolti lì. Le catene si rompono quando Gesù Cristo entra nella nostra vita, perché Dio ha tanto amato il mondo. Dio è amore. Dio non vuole che gli uomini si perdano, ma il diavolo mette tanti brutti pensieri. L'odio, l'odio viene dal diavolo, il rancore, l'amarezza, uomini che litigano, uomini che per il denaro fanno guerre, uomini che per il denaro fanno cose terribili, delinquenza, mafia, camorra, droga, sono le opere del diavolo. Ma Cristo, oh alleluia, il Figlio di Dio è venuto per distruggere, per annullare le opere del diavolo. Gloria a te, Gesù. Cristo ti può dare la vittoria. Amen. Cristo ti può dare la libertà. Perché la Bibbia dice, se il Figlio di Dio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Perché noi abbiamo bisogno di quella libertà. È una libertà nell'anima, nella coscienza, perché altrimenti senza Dio, senza fede, il cuore dell'uomo è schiavo della menzogna, dell'inganno del diavolo. Le donne senza Dio sono schiave. Vedete
come vivono le persone: adulterio, immoralità, donne che vendono i loro corpi agli uomini, donne che vanno col primo che capita, cambiano uomo ogni settimana, perché il diavolo le trascina nei peccati, nell'adulterio, immoralità, fornicazione. Ma state attenti, uomini, perché il peccato, ascoltami bene, il peccato, anche se sembra bello, il peccato ti dà un piacere, una soddisfazione, ma il peccato porta alla rovina, il peccato uccide. Perciò vogliamo veramente pentirci del peccato. Questa è la soluzione che il Dio, alleluia, il Dio vivente, il Dio della gloria ha stabilito. Questa è la soluzione. Gloria a te, Gesù. Pentimento, pentitevi, convertitevi, dice la Bibbia. Amen. Gloria a Gesù. Pentitevi, convertitevi, abbandonate il peccato e voi riceverete tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. Riceverete il dono dello Spirito Santo. E sapete, cari di termini, vi vogliamo dire con tutto il cuore, con amore e in verità, quando lo Spirito Santo entra nei nostri cuori, lo Spirito Santo ci rende liberi. Noi non siamo più schiavi del diavolo, del vizio, dell'alcol, del fumo, della vanità, dei falsi piaceri. Noi non siamo più schiavi degli inganni del demonio, ma siamo liberi, liberi di adorare Dio, liberi di servire il Signore, liberi di predicare, liberi di dire Gesù Cristo il mio Signore, il mio Salvatore. Ma sapete, quelli che vivono nel peccato non hanno questa libertà. Abbi pietà, Signore. Quelli che vivono nel peccato non hanno la libertà dei figli di Dio, perché non conoscono il Signore, non conoscono la verità dell'Evangelo, perché il peccato rende gli uomini come bestie. Ascoltate, cari, il peccato deturpa la vita dell'uomo, della donna. Il peccato rende l'uomo come un animale selvaggio. Un animale indomabile. È per questo che oggi ci sono donne che fanno cose, vanno mezze nude in strada, incredibile. Sono come bestie selvatiche che vivono in ogni tipo di peccato, di sporcizia, perché il nemico li ha ingannati. Ma quando Cristo ci libera, quando Cristo ci salva, quando Cristo mette il suo spirito dentro di noi, le cose cambiano, il cuore cambia, perché la verità ci rende liberi. Ascoltate, cari siciliani, cari stranieri, pakistani, marocchini, arabi, ascoltate, il popolo di termini, è Cristo che può cambiare la tua vita. Perché il Signore dice nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 8, amen, al verso, gloria a Dio, 31, Gesù disse: se perseverate nella mia parola, siete veramente, alleluia, miei discepoli, e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. E poi dice al verso 36: se dunque il Figlio di Dio vi farà liberi, sarete veramente liberi. E qui
lo Spirito Santo parla di una libertà spirituale, che il Signore ci libera dai legami di Satana, il Signore ci libera dal buio, amen, il Signore ci libera dal peccato, perché quando gli esseri umani vivono lontano da Dio nel peccato, fatemelo dire, sono schiavi del peccato. Gesù l'ha detto, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ecco perché oggi vediamo uomini e donne che sono schiavi, diventano come bestie selvatiche, si fanno trascinare dal maligno in ogni tipo di malvagità, di cattiveria, di impurità. Ma ti vogliamo dire, se tu credi all'Evangelo, gloria al Signore, se tu credi che Cristo, alleluia, si è sacrificato, andiamo più avanti adesso tra poco, se tu credi che Cristo morì per te, se tu credi che Gesù diede la sua vita alla croce, se tu credi questo, la tua vita sarà liberata, perché la verità vi renderà liberi, e la verità è questa, che Cristo morì per noi, per fare di noi degli uomini liberi, delle donne liberi, liberi dalla maledizione. Gloria a Gesù. Perché il peccato è una maledizione. Il peccato rovina. Il peccato ci porta alla perdizione, lontani da Dio. Ma Gesù Cristo è morto per salvarci. È morto su quella croce il Figlio di Dio. Ha dato il suo sangue per te, per me, per purificarti dalla schiavitù di Satana e del peccato, per liberarti dal buio e dalle tenebre. Il Figlio di Dio è morto per noi, ma Egli è anche risuscitato per noi alla gloria del Padre. Perciò vi vogliamo dire, cari, cercate il Signore. Cercate il Signore. Cercate la conoscenza del Signore. Non pensare solo alle cose terrene, a cercare le cose materiali, le cose del mondo, i divertimenti. Tu hai un'anima, giovane. Tu hai un'anima che è importante per Dio. La tua anima è importante per Dio. Non perdere la tua anima lontano da Gesù. Tocca, Padre, tocca il suo cuore, Signore. Non perdere la tua anima lontano da Gesù. Avvicinati a Gesù. Gesù ti vuole liberare dai legami, dai peccati, dai vizi. Gesù ti vuole guarire. Ti vuole dare la speranza. È morto dalla fede, mio figlio. Perché sapete, cari della Sicilia, la peggiore malattia, la peggiore malattia è il peccato. Pace, Dio vi benedica. La peggiore malattia è il peccato. Tanti pensano al Covid, il coronavirus, ma la peggiore malattia è il peccato. Gesù ti vuole guarire nell'anima, alleluia. Gesù ti vuole guarire, alleluia. Non gridare che stiamo predicando, non disturbare la predicazione, non disturbate le predicazioni. Gesù ti vuole salvare. Se muori, dove va la tua anima? Non ti ribellare, non fare il furbo. Tu sei un uomo, sei polvere, ragazzo, tu devi essere un discepolo. Io non sono più polvere, io sono un redento del Signore, la mia anima è salvata, alleluia. Ma chi non ha Gesù, se muore, sarà terribile. Che Dio ti liberi, ragazzo, che Dio ti perdoni. Gesù è la via, la verità, perdona lui, Padre. Gesù
è l'unica salvezza. Non lo rifiutate, solo Cristo salva, nessuna madonna. Non fatevi ingannare da Satana, c'è sete, è solo Gesù che salva. Alleluia. Nessuna madonnina, nessun santino, nessun idolo salva, ma solo Gesù Cristo salva. Alleluia. Solo lui può salvarti dall'inferno al quale stai andando se non ti converti. Se non ti converti, la tua fine sarà terribile. Ecco perché, come dice qui, predichiamo e siamo nei tempi della fine. Siamo nei giorni vicini all'Apocalisse. Anche tramite la pandemia abbiamo visto dei segni terribili sull'umanità. Sono segni della fine. Verranno piaghe, verranno cose terribili sul mondo. Lo dice la Bibbia nell'Apocalisse. Lo dice la Bibbia nell'Apocalisse. Perciò fareste bene a riflettere, non siate stolti, non siate carnali, non siate ribelli, riflettete che è meglio che stai zitto, non dici niente, è meglio che non parli le tue stupidaggini, è meglio che ascolti con umiltà e rifletti, conserva la parola di Dio nel cuore. Che questa parola ti può liberare dall'inferno. Se tu credi in Gesù, se tu credi nel Messia, gloria al suo nome. Questo è l'Evangelo. Chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Credi. Alleluia. Chi crede nel Figlio di Dio Gesù Cristo, il Messia, ha la vita eterna. Ma chi non crede nel Signore Gesù non vedrà la vita. Così dice la Bibbia, che adesso voglio leggere qui all'aria aperta. Alleluia. Questo mercato di termini imirese, vogliamo leggere questa parola, cari. Alleluia. La libertà, nessuno ci può impedire di predicare, ma abbiamo piena libertà prima di tutto nel nome del Signore che ci dice di predicare, perciò è lui il capo. Alleluia. Gloria a Cristo. Il capo è Cristo. Alleluia. Il capo del cielo e della terra è Cristo. E lui ci comanda di predicare. Perciò è meglio che si umile. È meglio che ti penti. È meglio che diventi umile. È meglio che diventi cristiano. Veramente cristiano, non solo così, un cristiano della domenica come tanti. Non disturbare la predicazione, alleluia. È meglio che ti converti, non essere un falso cristiano come tanti che dicono: ma io vado a messa la domenica, io sono romano, io sono cattolico, io sono di qua e di là. Siamo liberi di predicare. Qua è libero. Qua è libero. Qua è libero. Dobbiamo predicare. Dobbiamo predicare. La parola di Dio è la verità. Alleluia. Che ti vuole dare la pace. Ma ce l'hai la pace? Non hai la pace. Gesù ti vuole dare la pace. Accetta la verità, sarai libero. Pentiti delle tue malvagità. Pentiti dei tuoi peccati, che l'Eterno sgridi quella parola malvagia. La mia gola è sana, Satana. Ti sgrido nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Convertitevi all'Evangelo. Siate veri cristiani.
È inutile che mi dici io vado a messa. Io vado a messa la domenica, io sono cattolico romano. Non mi toccare la mia religione, non mi toccare la mia fede. Ma che fede hai? La fede che ti ubriachi, la fede che fumi. La fede che vai a messa e poi vai con l'amante, quella è la fede. Oppure tu dici di essere buddista, musulmano e c'hai 3-4 donne, quella è la fede. Che fede? Quella è la fede del diavolo, che ti inganna. La vera fede è fare la volontà di Dio. Alleluia. Tanti sono falsi cristiani. Vanno a messa e poi vanno anche con le prostitute. Sono schiavi del peccato, dell'inganno, del diavolo. Vanno a messa, poi peccano del continuo. Quella non è la verità è Cristo, cari. Alleluia, Cristo vive. Ve lo dico con amore. La verità è Gesù. Guardate cosa dice la Bibbia. Amen. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, vi leggerò qual è la vera fede. Qual è la vera fede? Giovanni 3. Alleluia. Al versetto 36. Dove dice, ascoltate cari, di termini. Chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Ma chi invece rifiuta di credere, chi non ubbidisce al Figlio di Dio, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio è sopra di lui. Perciò la Bibbia è chiara. Se noi vogliamo essere salvati, ascoltate un attimo, se vogliamo essere veri cristiani, dobbiamo ubbidire a Gesù Cristo. Ascoltate bene, dobbiamo ubbidire. Sapete cosa vuol dire ubbidire? Fare la sua volontà. Essere cristiani vuol dire fare la volontà di Dio. Seguire le sue parole, i suoi comandamenti, i suoi ordinamenti. E non solo credere con la bocca. Ci sono tanti che credono, ah io credo, e poi Alleluia. Girano l'angolo e fumano. Io credo, io sono cattolico, io sono di qua, di là. Poi girano l'angolo e vanno a peccare con le donne. Tu pensi che Dio non ti vede? Tu pensi di ingannare Dio? Ma chi pensi di essere? Il Dio ti condannerà. Il Dio ti distruggerà. Lo dice la Bibbia. Auguri! Verrà l'ira di Dio sui ribelli, sugli ipocriti. Oggi nel mondo va di moda una religione degli ipocriti. Di andare a messa la domenica, nella chiesa sono santi, ma fuori sono peccatori ribelli. Quella è la religione degli ipocriti. E la domenica si va in chiesa e poi il lunedì si va a peccare. Alla domenica si va in chiesa e poi in settimana si pecca. Tanto poi alla domenica il prete vi perdona. No, è un inganno del diavolo. È una religione degli ipocriti. Alleluia. Tu pensi che ti salverai vivendo così? Ma dimmi la verità, sii sincero. Tu pensi che ti salverai vivendo una doppia vita? O se io, ascoltate, ascoltate, se io predicassi e poi faccio il contrario, io mi potrei salvare? No, non mi potrei salvare. Allora cosa vogliamo fare? Vogliamo seguire Cristo in verità? O vuoi essere ancora un ipocrita?
seguire la religione degli ipocriti, la religione dei papi, la religione convenzionale, dove tu puoi peccare quanto ti pare piace, tanto poi il prete ti assolve. Ma cosa vi state credendo, cari? Alleluia. Io so che qualcuno ascolterà, alleluia. Ma cosa stai credendo? Quella è una religione del diavolo. Tanto tu non c'è nessuno che ti dice niente, perché le statue non ti possono riprendere. Preghi le statue, la statua non ti parla, la statua non ti dice pentiti dei tuoi peccati. Tu c'hai le statue, c'hai le madonnine, le statuette, i santini, le statue di legno, e non ti parlano. Ecco perché è una religione convenzionata, comoda, che vi fa piacere, perché alleluia, vi lascia fare quello che volete. Tanto poi alla domenica il prete vi perdona secondo voi, ma non secondo la Bibbia. Alleluia, ravvedetevi e credete alla Bibbia, cari della Sicilia. Ravvedetevi, credete alla verità. Sottomettetevi al Figlio di Dio. Gloria. Questo è il vero Vangelo, che noi ci pentiamo, che noi veramente ci possiamo pentire, che voi vi pentiate veramente. Abbandoniate il peccato e la vostra vita si sottometta alla volontà di Dio. Questo è il Vangelo. Amen. Ma i preti non ve lo dicono. Ecco perché vivete come vi pare a voi e voi pensate di essere a posto. È un inganno di quella religione ipocrita. Alleluia. Cristo vive. Dei preti. Gloria all'Eterno. Che vanno contro la Bibbia. Alleluia. Alleluia. Io già ce l'ho, bisogno io ci parlo io, mi metto tutti a casa mia e abbiamo tu essere pazzo, perché così non si fa. Capito? Per te sono pazzi. Sì, per me sei pazzo, per me si pega a casa. Ma per me questa è la potenza. In silenzio, a casa, alleluia, tranquilli. Io sono pazzo, capito? Per Gesù. Alleluia, io pure pazzo di Gesù. Io sono credente. Forse tu non sei credente. Devi convertire ancora. Convertiti per convertire. Devi abbandonare. Secondo me ti ha fatto consolare il tuo per gentilezza. Devi abbandonare. Un cristiano non parla così. Sto sbagliando, signore. Certo che sto sbagliando. No, signore. Ma che dice, signore? Ma credete e credete al Vangelo. Ma dove? Chi te l'ha fatto? Bisogna predicare. No, andiamo, guardate. E che cosa sono bisogna predicare. Alleluia. A poi, siamo noi che ammazzavamo. Credi, guaglio, credi. Alleluia, alleluia. Diati bene. Abbandonate la falsa religione. Vedete come vivono le persone, poi dicono che sono cristiani, dicono che sono credenti vivendo in quella maniera. Non si può, è un inganno del diavolo. Preghiamo per loro che Gesù possa illuminare questi posti. Le persone hanno bisogno di conoscere la verità, perché gli esseri umani si perdono, perché non conoscono la verità. La verità è Gesù Cristo, l'unico che ti può liberare, salvare, guarire. La verità si chiama Gesù Cristo. Egli è la via, la verità e la vita. L'unica speranza per la nostra anima. L'unica speranza per i peccatori e per le peccatrici si chiama Gesù. Amen. Continua il mercato sorella. L'unica speranza per il peccatore si chiama Gesù, non avere altri dei all'infuori di lui. È inutile che preghi Buddha, Allah o la Madonna, nessun altro ti salva, solo Gesù. Questo dice la Bibbia,
Non vi arrabbiate con me, lo dice la Bibbia. È la Bibbia la verità. Non fatevi ingannare dalle false religioni che gli uomini hanno inventato per la loro convenienza. Ma il vero Vangelo dice che noi dobbiamo pentirci del peccato, abbandonare il peccato e aggrapparci a Gesù Cristo, quale unico Salvatore. Amen. Quale unica speranza. Alleluia. Quale unica salvezza. Perché Gesù disse: chi crede in me ha la vita eterna. Chi crede in me, ha detto Gesù, chi crede in Lui. Non dice chi crede nella Chiesa romana, chi crede in Buddha o chi crede in Maometto. Non dice chi crede nei testimoni di Geova o in una chiesa di qua o di là. No, chi crede in Gesù, chi crede in me. Tu devi credere in Gesù. Amen. Non quello che dicono i papi o i preti, che sono bugiardi, sono grandi menzogneri, perché hanno cambiato la verità delle scritture per i loro dogmi. È così. Solo Cristo può salvare l'anima. Solo Gesù può salvare i peccatori. Solo Gesù spezza le catene. Egli è la via, la verità e la vita. L'unico che ci porta al Padre. L'unico mediatore, intercessore è Gesù Cristo. Poiché sta scritto nell'Evangelo, alleluia, che vi è un solo Dio, un solo mediatore tra Dio e gli uomini, che è Gesù Cristo uomo. Amen. L'unico mediatore è Gesù, non è un profeta. Alcuni pensano il mediatore Maometto oppure la Madonna o Santa Agata, pensano che loro intercedono per noi, Padre Pio, San Pietro. No, non fatevi ingannare, cari. La Bibbia dice che l'unico mediatore è Gesù. È semplice, ve lo diciamo con amore. Allora, l'unico mediatore è Gesù. Non facciamoci ingannare. Alleluia, l'unico che intercede per noi è Gesù. Alleluia, pregate Lui, aggrappatevi a Lui e Lui vi illuminerà, vi benedirà, vi perdonerà. Alleluia, perché gloria a Dio, è stato Gesù che ha sparso il suo sangue alla croce. È stato solo Gesù Cristo che ha dato il suo sangue alla croce per noi. Ecco perché Lui è l'unico che ha l'autorità, amen, di perdonare i peccati. Alleluia! Solo Lui perdona i peccati, non è il prevete, non è il papa, non è un pastore nemmeno, non è un sacerdote o un frate che perdona i peccati. È inutile che vai dai preti a chiedere perdono. Loro sono uomini come noi, peccatori. Sono uomini, ma l'unico che perdona è Cristo. Amen. Questa è la verità. Accettate la verità. Non litigate con la verità. Fate pace con la verità. Abbracciate la verità. La verità è questa. Guarda come faccio io, così. Alleluia. Così dobbiamo fare, ma nel cuore. Amen. Dobbiamo abbracciare la parola del Signore, e la parola del Signore ci dà la vita, ci dà la pace, ci dà la gioia. Alleluia, ci dà la speranza, la liberazione. Conoscerete la verità vi farà liberi. La parola di Dio ti può liberare. Oh, alleluia. La parola di Dio ti può guarire. Amen. Vuole guarire la tua anima. Ti vuole guarire nella mente, nel cuore, dalle malattie spirituali, dal peccato, dall'odio, il vizio, la cattiveria, l'orgoglio,
la parola di Dio ci libera dentro, ci guarisce dentro, ci guarisce, alleluia, in ogni aspetto. Gesù disse: non solo di pane vive l'uomo, non di pane soltanto vive l'uomo, ma per mezzo di ogni parola che procede, Dio ti benedica tanto, che procede dalla bocca di Dio. Amen. Solo la parola di Dio ci libera. Dio vi benedica, carissimi, nel nome di Gesù, per la gloria del Padre. Siamo qui a proclamare Cristo con la forza che ci dà lo Spirito Santo. Amen. Siamo qui a seminare l'Evangelo in mezzo a questo mercato di Termini Imerese, alleluia, provincia di Palermo, a parlare di Gesù, a parlare della salvezza, a parlare dell'unica verità che rende liberi coloro che credono. Amen. Amen. A Dio sia la gloria. Vi salutiamo, pregate per noi che abbiamo bisogno. E soprattutto preghiamo per le anime perdute, affinché la parola produca un frutto nei loro cuori. Amen. Amen. Perché uno semina, l'altro annaffia. Alleluia. Ma è Dio che fa crescere. Alleluia. 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 Gloria al Signore. Shalom. 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 Gloria shalom al Signore. Amen. In Cristo Gesù.